Dopo quasi 60 anni, l'area di Bagnoli che ha ospitato il comando NATO si riapre alla città. L'amministrazione comunale, in collaborazione con la Fondazione Banco Napoli per l'assistenza all'infanzia, proprietaria dei suoli, ha organizzato una giornata evento con visita guidata alle aree, attività ludico-ricreative, degustazioni enogastronomiche e un bike tour. Nel pomeriggio la giornata proseguirà con musica dal vivo, l'esibizione di Edoardo Bennato e di altre band legate al quartiere di Bagnoli. Per 60 anni sono stati militari in questo luogo, sono decise guerre, c'era un poligono di tiro, oggi entra la città, entra Napoli con la sua complessità, con la sua energia positiva e la città deciderà che cosa fare in questo luogo dal basso, sicuramente ci sarà cultura, educazione, lavoro, produzioni, conoscenza, saperi, quindi una bellissima pagina. Io sono molto emozionato perché la considero una giornata storica per la città. Ringrazio anche la Fondazione Banco Napoli per l'infanzia. Adesso noi l'idea ce l'abbiamo, ma è giusto che decidiamo insieme ai cittadini, quindi faremo delle assemblee pubbliche qua in questo luogo e la città, soprattutto i bagnolesi, i campi flegrei di Bennato, l'area flegrea, decideranno che cosa fare. È una compensazione importante per un territorio che ha tanto sofferto in questi anni. Qua non parliamo di quello che avverrà fra 10 anni, qua già abbiamo scuole, già abbiamo teatri, già abbiamo centri della conoscenza, quindi questo avverrà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, questa è la cosa bella. E io sono convinto che questa è una sfida che i napoletani vinceranno, qua se si perde ha perso Napoli, se si vince ha vinto la città. L'area ex NATO sarà destinata ad attività rivolte ai giovani, incentrate sulla formazione, la ricerca, la cultura, lo sport, il tempo libero e la ricettività. Il progetto di riqualificazione prevede il coinvolgimento di cittadini, associazioni, cooperative, di istituzioni scolastiche e universitarie e anche del carcere minorile di Nisida. L'amministrazione comunale punta molto inoltre su un innovativo progetto ambientale, con la creazione all'interno dell'ex base militare di una sorta di cittadella smart ecosostenibile, con rifiuti zero, mobilità elettrica, bici e pannelli fotovoltaici. La restituzione dell'area NATO è insomma una grande opportunità per la crescita economica e sociale della città e in particolare dei quartieri di Bagnoli e Fuorigrotta.